Foto dai lager a Salandra, mostra di immagini tratte dal cortometraggio Sonderkommandant. In occasione della giornata della memoria, la Biblioteca Comunale di Salandra ospita la mostra del giovane regista lucano Nicola Ragone, un viaggio attraverso le immagini del suo cortometraggio Sonderkommando. Ce ne parla Giovanni Lamanni. Le 7.30 di martedì 27 gennaio, buongiorno e bentrovati. Oggi il giorno della memoria, il 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, torna a ricordarci la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, ne parleremo più avanti, ma oggi... E allora, sono tanti gli appuntamenti per il giorno della memoria e in occasione di questa importante giornata la Biblioteca Comunale di Salandra ospita la mostra del giovane regista lucano Nicola Ragone, un viaggio attraverso le immagini del suo ultimo cortometraggio. Ce ne parla Giovanni Lamanna. Emozionante l'allestimento per la mostra fotografica di Nicola Ragone. La zona grigia, voci dal lager, è un'esposizione di bozzetti, storyboard e foto di scena, sapientemente disposte oltre un evocativo e minaccioso filo spinato, del suo ultimo cortometraggio, Sonderkommando. I Sonderkommando all'interno del lager, in realtà erano dei veri e propri ebrei, che arrivati e giunti al campo di sterminio venivano selezionati dalle SS, venivano preposte a fare le veci dei carnefici. Si occupavano di tranquillizzare o di cremare i loro stessi fratelli, amici, conoscenti. Primo Levi afferma che non è possibile giudicare questo tipo di categoria, non è possibile assolverla, non è possibile condannarla. Lui ci dice molto spesso che la storia ce la fanno studiare anche in modo assolutistico, o il bianco o il nero. Invece i Sonderkommando appartengono appunto a quella che lui chiama la zona grigia, quindi mi piaceva proprio lavorare su questi grigi. L'opera di Nicola Ragone, considerata di interesse culturale nazionale, è stata finanziata dal Ministero dei Beni Culturali. Realizzato con la collaborazione alla sceneggiatura di Silvia Scola, Sonderkommando sarà proiettato ufficialmente sabato 31 a Roma, alla presenza, tra gli altri, del regista Ettore Scola. E del maestro Scola è possibile ammirare a Salandra il cortometraggio 4397. Un ragazzino ebreo sfugge al rastrellamento nazista a Portico d'Ottavia e trova rifugio in un piccolo cinema di quartiere. Passano gli anni, mentre sullo schermo scorrono le immagini dei capolavori del cinema italiano. Nella sala si ripara un altro braccato, un ragazzo di colore in fuga dall'odio e dal razzismo dei giorni nostri. È il tema caro a Primo Levi, se è successo, potrebbe ancora succedere. La mostra, la zona grigia, voci dal lager, è visitabile fino a sabato 31 gennaio. È molto importante ricordare, proprio perché ancora oggi c'è gente oppressa per la propria religione, preferenza sessuale o scelta politica, appunto, se è successo può ancora succedere.